abbiamo bisogno di 2 uova, cento ml di olio di semi e iniziamo a mescolare. Aggiungiamo 100 g di zucchero, continuiamo a mescolare. E aggiungiamo una bustina di lievito per dolci. Aggiungiamo poco a poco 300 g di farina. Prendiamo un pezzo di impasto e lo andiamo a distendere e formare un cerchio. Purtroppo la mia videocamera non ha registrato questa parte, non capisco il perché. Comunque ho preso una carta forno, ho adagiato una pallina di impasto, ho fatto una sfoglia alta 1 cm, sempre con la carta forno mi sono aiutata a metterla nella forma che ho precedentemente imburrato e infarinato. Ecco qua, abbiamo... Adesso mettiamo la marmellata, il gusto lo scegliete voi, io scelgo questa di albicocca. Adesso prendiamo l'impasto che era avanzato, lo distendiamo e andiamo a tagliare a striscette uguali. Adesso prendiamo una striscia e la andiamo a mettere sopra, così. Adesso creiamo un salsicciotto e andiamo a rivestire tutto il bordo in questa maniera. E andiamo a pressare un pochetto. Possiamo creare anche dei decori con una forchetta e dopodiché inforniamo a 180 gradi per 40 minuti. Ecco qui la crostata finita. Pollice in su se questa video ricetta ti è piaciuta, un bacione e al prossimo video. Mi raccomando, prima di servirla, farla raffreddare. Ciao!